Eddie sta a pulire la patinoire perché è piena di neve. Qui c'è Giuliano e Adamo che giocano nella neve. Come vedete c'è molta neve dopo una grande tempesta che abbiamo avuto ieri il 27 di dicembre 2012. C'è neve dappertutto. Dopo! Adesso viene anche Bruna. Vedete c'è molta neve. Questa è la casa di Eddie, guardate quanta neve che c'è dappertutto.
Come vedete c'è molta neve dappertutto. Adesso Eli sta per finire di pulire la pattinoire dove i ragazzi giocano all'hockey. Quasi pulita tutta, c'era molta neve. Come vedete c'è neve fino alla porta. Qui mi trovo alla 34, il Bordeleau, guardate quanta neve che ha fatto ieri. Questa è la chiesa Resurrection. E qui è il parking del Bordeleau, è tutto pieno di neve. Questo è il Dairy Queen, ma non vendono troppo gelati oggi. Questo qui è il faro. Oggi è il 29 di dicembre, mi trovo sulle Bordeleau, la 34. Guardate com'è tutto gelato il lago Saint-Louis. Come vedete non c'è nessuno perché fa freddo. Di solito qui in estate è pieno di gente. Questa è la chiesa Resurrection. Questo è il mio Jeep. Qui è la marina di Lachine, tutto gelato. Qui mi trovo nelle famose rapide di Lachine, adesso andrò a vedere come saranno belle guardare d'inverno.
Questa è l'entrata. Questo è un santuario di uccelli, che ci sono molte specie che si trovano solo qui nel Quebec. Sto andando dove si va per vedere le famose rapide. Vedete com'è bello, tutto bianco. Questo d'estate sono tutti laghetti, adesso sono tutti gelati, tutto ghiaccio. Qui stiamo arrivando dove si vedono le rapide. Tra qualche secondo vi farò vedere lo spettacolo delle rapide della Chine. Guardate che spettacolo impressionante! Questo in pieno inverno, il 29 di dicembre 2012, alle 11 della mattina. Qui è un'altra porzione delle rapide, adesso andrò più avanti per farvi vedere come sono belle. Stamattina è un po' nuvoloso, c'è molto un po' di nebbia, però si vede abbastanza bene. Qui mi trovo proprio alla punta
dove la corrente è più forte. In estate qui ci sono molti pescatori che vengono a pescare la trotta, perché l'acqua fa molto corrente. Sentite che il bel rumore della natura. In questo posto l'acqua non gela mai, nemmeno d'inverno. È vero, se 40 sotto zero l'acqua è sempre così, non cambia mai. A causa della corrente, perché è troppo forte. Lì in fondo si vedono il grande condominio dell'Île des Fers. Adesso andrò ancora più avanti, sarà ancora più bello. Come vedete, tutto in stato naturale, l'estate qui è molto celebre per le specie di uccelli che ci sono, ma adesso sono tutti partiti perché d'inverno vanno nel sud e poi ritornano in primavera. Adesso sto andando a un altro posto dove si vede ancora più bello. Stamattina è un po' freddo, è meno 15 sotto lo zero, però non c'è vento. Qui è un altro punto delle famose rapide. A questo punto in estate c'è molta gente che vengono a fare il surfing, si divertono molto perché l'acqua è molto potente. Questa è la placca con il nome del parco, è un posto storico. Qui siamo all'inizio, come vedete c'è un operaio del comune che sta facendo una trail, così la gente può arrivare fino in fondo per vedere le rapide. Così vi saluto, vi ho fatto vedere le rapide della Chine, io mi chiamo Luigi e abito a Montreal, Canada, nella provincia del Quebec.
Sono di origine ciociara, nato vicino Cassino, provincia di Frosinone. Vi saluto a tutti, ciao!